L'istituzione nel 2004 del giorno del ricordo è servito certamente a far entrare nella storia contemporanea di questo paese quell'immane tragedia delle foibe e quell'esodo che ha sradicato tanta gente dalle loro terre. È solo con la ricerca della verità, che a mio avviso è stata tardivamente fatta perché per tutta una serie di motivi storici e politici, io penso che serva oggi come oggi a darci sicurezza nel trasmettere quei fatti alle nuove generazioni. Fortunatamente l'Italia, la Slovenia e la Croazia oggi sono tre paesi che a pieno titolo riconosciuti nella comunità europea, e questo serve certamente non solo alla ricerca della verità, ma serve sicuramente a far capire alle nuove generazioni che i conflitti, i problemi, le questioni fra i paesi devono essere ricomposti con una grande attenzione, con la mediazione e con la capacità di dialogare, senza ripetere le tragedie che oggi ricordiamo. Per il giorno del ricordo, con l'iniziativa Viaggio nei luoghi della memoria, entreremo in un luogo simbolo della nostra regione. Un luogo all'interno del quale sono transitate migliaia di persone italiane coinvolte in un lungo esodo, uno spostamento forzato dalle loro terre di origine, della Venezia Giulia e della Dalmazia, verso l'Italia e verso, in ultima destinazione, i luoghi dell'emigrazione del secondo dopoguerra. Grazie alla collaborazione dell'IRCI, l'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata, entreremo in questo luogo che è il Magazzino 18, accompagnati dal direttore e dal presidente dell'istituto. Un luogo molto particolare, all'interno del quale sono raccolte e conservate molte testimonianze materiali di quel lungo esodo. Sarà con noi anche una signora, una testimone, un'esule istriana, che da bambina insieme alla sua famiglia abbandonò la sua terra natale. Una piccola realtà rurale all'interno dell'Istria negli ultimi anni 50. Nel 54, con il memorandum di Londra, infatti, era stata definitivamente stabilita la divisione, il confine tra l'Italia e la Jugoslavia, assegnando alla Jugoslavia l'intera Istria. Con queste immagini e con questi racconti entreremo nel vivo di quell'esperienza e parteciperemo al monito che da questa esperienza ne traiamo noi oggi. Quella di ricordare, ma soprattutto quello di attivare ogni giorno il nostro impegno affinché la ricerca della giustizia e della pace fra i popoli possano essere un valore condiviso e di grande speranza per il futuro. Ci troviamo nel Porto Vecchio di Trieste, ci troviamo davanti, anzi sopra il Magazzino 18. Il Magazzino 18 che ha una storia molto lunga, il Magazzino 18 ha la storia del porto, quindi dall'Ottocento in poi, però per noi profughi giuliani e dalmati l'importanza di questo Magazzino 18 è un'altra, è il luogo nel quale alla fine sono confluiti fino a questo momento quelli che sono stati i resti delle tante masserizie portate via dai profughi giuliani e dalmati e portate assieme a loro nei vari luoghi dove questi sono stati dislocati. Non dimentichiamo che il problema dei profughi giuliani e dalmati è un problema che incomincia nell'anno 1943 con i profughi dalmati, continua nel 1945, continua fino al 54, addirittura fino al 60 con gli ultimi profughi che sono venuti via dagli ultimi squarci di terra italiana passati alla Jugoslavia di allora vicino a Muggia, attorno a Muggia, e quindi alla fine questi mobili venivano portati nei luoghi dove arrivavano questi profughi. Quindi non dimentichiamo che ci sono stati circa 130 campi profughi in Italia nei quali i profughi giuliani e dalmati sono stati sistemati. E quindi i mobili che questi si portavano appresso sono stati collocati grosso modo in altri 130 luoghi vicini a quelli che erano i campi profughi. Lo Stato, verso gli anni, alla fine degli anni 70, ha pensato di ricollocarle tutte quante, quelle sparse in giro per l'Italia, di collocarle qui nel Porto Vecchio, al Magazzini 22 e 23, magazzini che dovevano essere demoliti per far luogo a delle attrezzature portuali. In quel caso lì, allora, velocemente, si è dovuto trovare una sistemazione. Fortunatamente era da poco nata anche l'IRCI in quel periodo lì, quindi ho parlato all'inizio dell'80, sono venuti qui, ma sto parlando alla fine dell'80, quando si dovevano demolire questi magazzini. L'IRCI era nata
e in qualche modo, non sapendo dove collocare questi, visto che lo Stato non poteva vendere queste cose, perché non le poteva vendere? Perché il valore dell'inventario di questo, anche a detta della Croce Rossa, alla quale erano state in qualche modo donate, non riteneva che il valore di queste masserizie fosse tale da compensare neanche il loro inventario. Allora, cosa si fece? Assieme a una certa quantità di volontari, assieme anche alla collaborazione data da quella che era l'autorità portuale in quel momento, queste masserizie furono portate in un altro magazzino, che era il magazzino 26. Non vado a fare la storia ancora lunga, dal magazzino 26 poi furono portate al magazzino 18, e sempre con i volontari dell'IRCI fu data questa sistemazione. Sono profugo anch'io e devo dire che qua dentro c'erano sparsi anche parte dei mobili della mia famiglia, tutto quello che non siamo riusciti a prendere, che non abbiamo portato a casa. Perché? Perché le case che avevamo erano magari diverse e poi sistematicamente la possibilità di collocare il tutto non c'era e quindi sono rimaste qui. La collocazione data dall'IRCI è una collocazione che permette di valutare in qualche modo il dramma. Questa grande quantità di masserizie che è rimasta, noi pensate che questo sarà appena il 2, il 3, il 5% di quello che i profughi hanno portato, tenuto conto di quello che in qualche modo si sono ripresi, tenuto conto di quello che poi è andato distrutto, perché non dimentichiamo in quel famoso magazzino 22-23, grosso modo l'80% poi è andato distrutto, qui si è portato un qualcosa per far vedere sistematicamente quello che era, ciò che era rimasto da questo grande esodo. Io sono venuto qui per la prima volta dopo la sistemazione, ho sentito una stretta al cuore, proprio perché? Perché vedere queste masserizie mi davano l'entità del dramma che era successo, mi facevano tornare a mente quello che le genti, e me compreso, la mia famiglia compresa, pensavano in quel momento. Tutti coloro che sono partiti, e qui parliamo soltanto di quelli che poi sono rimasti, perché non torno a parlare di quelli che sono morti e quelli che hanno avuto una brutta fine per effetto di questo dramma dell'esodo, pensavano anche di ritornare, pensavano che poteva essere una transizione questa, che pensavano che forse si sarà potuto ricostruire facilmente una vita, invece non è stato così. Questo dramma noi lo vediamo, quando noi veniamo qui e quando lo facciamo vedere, in qualche modo si rivive quello che è stato il dramma di queste persone che hanno cercato di portare via tutto quello che potevano, pensando che poco dopo si saranno ricostruiti una vita, che potranno utilizzare i loro utensili di lavoro, per poter utilizzare i loro mobili di casa. Addirittura abbiamo trovato le cose più strane, i libri di scuola, i giornali, i quaderni di scuola e così via. Pensavano a questo e questo non è stato possibile, perlomeno non è stato possibile per tutti. E quindi per noi questo è diventato un sacrario, questa è la nostra Pompei nella quale noi veniamo non per fare una gita e vedere qualcosa, ma noi veniamo perché qui è un luogo del ricordo della nostra vita, della nostra civiltà, di tutto quello che abbiamo lasciato e di tutto quello che noi speriamo serva a far capire a chi viene a vederlo e specialmente ai giovani d'oggi, a quello che non si dovrà più fare, che non si devono più creare delle inimicizie, non si devono più fare delle guerre, non si deve più odiare il vicino, ma si deve fare in maniera tale di avere una pacifica convivenza e che questo serva da monito per coloro che non hanno vissuto i drammi come questo e che auguriamoci non li vivano neanche mai. Il magazzino 18 ha 2000 metri cubi di masserizie che non vennero mai ritirate. E un po', come diciamo spesso, la nostra Pompei. Ci sono le cose degli esuli, istriani, fiumani e dalmati, quelle che non vengono ritirate. C'è l'ultima cosa portata dall'ultimo esule, magari comprata il giorno prima a casa sua, in Istria, a Fiume, in Dalmazia, ma non c'è niente il giorno dopo. E allora vediamo mille volte ripetute le stesse cose. Qui con uno sguardo possiamo vedere una società nella sua quotidianità
in un momento preciso di interruzione. La storia si ferma con quelle pentole, quei cucchiai, quelle forchette, quei mobili, quei letti, quegli armadi, quelle sedie che stavano in quelle case. Qui niente è un tesoro, ma l'insieme di queste cose rappresentano, è un termine non giusto, ma rappresentano il tesoro che ci dà la possibilità di toccare con mano quella che è stata la nostra vicenda. I mille armadi, le mille sedie rappresentano mille case vuote, mille persone che se ne sono andate, rappresentano lo svuotamento dei paesi, delle città, rappresentano lo svuotamento delle nostre terre. E poi davanti a una tonnellata di sedie, una dentro l'altra, quasi con braccia levate al cielo, come sembrano a vederle, e con la sensazione che queste sedie, che non hanno un nome, non hanno un cognome, sembrano gridare, a ricordare che questa sedia è mia, perché qua mi stavo, qua sono nato, qua stava nonno seduto, qua stava papà, qua stava mia sorella, e questa è mia, perché qua stavo seduto io ogni giorno in famiglia, quando ci si doveva trovare, perché in ogni casa, quando si è in tanti, come si era nella nostra società, soprattutto in campagna, famiglie numerose, tutti quanti insieme a cenare, certo. Ecco, l'ultima sedia, quella che rimane, quella per la mamma, che ha sempre da fare, e poi a lei, quella che resta è la sua. Ma queste sedie non hanno nome, eppure quanti nomi hanno. Eppure queste sedie ci dicono che tante persone ci stavano sedute e tutte quelle persone non ci sono più. Oggi però restano queste sedie, perché vedete, il magazzino 18 è un insieme di poca cosa, tantissima, ma poca cosa. Eppure è fondamentale, perché non esiste nei tanti esodi d'Europa del secondo dopoguerra, ahimè, nessun altro magazzino 18. In altri posti se ne andarono con lo zaino sulle spalle con 5 kg, ebbero 2 ore di tempo. Qui la nostra gente riuscì a portare le sue cose, pensando di ricostruire altrove. Si svuotarono le case, le botteghe, si svuotarono le attività. Ecco perché il quotidiano qui ci mostra veramente la società che si interrompe. In altri posti questo non accadde. Solo per la nostra gente esiste un magazzino 18, ma un magazzino 18 che rappresenta non un esodo, rappresenta i mille esodi d'Europa del secondo dopoguerra. Per tutti quelli che non hanno queste povere vecchie cose, per testimoniare quello che in fondo identico stava in quelle altre case. Ecco il valore forte e simbolico di questo magazzino, l'unicità, non ce ne sono altri. Qua siamo nella sala delle foto senza nome, trovate nelle casse appunto delle masserizie. In realtà abbiamo un unico nome qua, che è questa bambina alle mie spalle, e si chiamava Marinella Filipaz, che a 12 mesi purtroppo nel centro di raccolta profughi di Padriciano, che è quassù sul Carso Triestino, che era uno dei più grandi nella provincia di Trieste, che ha accolto i profughi. Appunto, mia sorella è morta in una baracca nell'inverno nel febbraio del 1956, di freddo. Se dico di freddo non sto dicendo una banalità, ma è la frase che praticamente il medico dell'ospedale pediatrico, quando questa bambina è stata portata in fretta e furia,
a mia mamma, ha detto: signora, questa bambina lei è morta di freddo. Ecco perché io ci tengo a dire mia sorella è morta di freddo, perché in una notte di quell'inverno che è passato agli annali, l'inverno del 1956, e ci sono stati poi all'interno del CRP anche altri morti tra le persone anziane, complicanze proprio dovute a quel momento così proprio di tragedia. Ecco, se voi pensate, chi mi guarda, siamo a Trieste, Trieste soffia la bora, quella volta c'erano 16 gradi sotto zero, la bora che soffiava, che ci portava via, veramente. Ed ecco che si sono complicate le cose in una notte, e quando la bambina è arrivata in ospedale non c'era più niente da fare. Il magazzino 18 è in qualche modo l'epilogo di una storia molto complessa, la storia di un esodo che ha coinvolto la gente e la terra di Istria, Fiume e Dalmazia. La nostra è una storia particolare, una storia difficile anche da capire, una storia che a volte, per far intendere bene alla gente quello che accadde, dovremmo paragonarla a una bestia che ha tre teste. C'è una prima testa terribile, è quella che parla di paura, di violenza, di intimidazione e ahimè anche di morte. È quella che fa sì che un termine, che era solo un termine tecnico, geografico, foiba, diventi qualcosa che significhi in maniera atroce, molto di più. È il momento dell'infoibamento, il momento della morte. La nostra gente purtroppo conobbe in un momento storico, che è quello della Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui tutto andò a scatafascio in una guerra terribile come è stata la seconda, dopo l'8 settembre del 1943, conobbe quella violenza e quella situazione che non avrebbe mai pensato. Ci furono i primi infoibamenti, la gente venne presa, portata via dai partigiani jugoslavi del maresciallo Tito e ebbe una brutta fine. Poi le cose cambiarono, ma la guerra andò a finire in mezzo a tristezze, a deliti, a tragedie inenarrabili. La fine della guerra, il 25 aprile, che noi giustamente ricordiamo, in queste terre significa poco. Il 25 aprile, purtroppo, in queste terre c'erano ancora i tedeschi. E il 25 aprile segnò un passo che non indicava la fine. Il primo maggio del 1945 arrivarono i partigiani jugoslavi, i comunisti, il maresciallo Tito, a occupare anche Trieste e Gorizia, e per 40 giorni si conobbe una terribile occupazione di queste terre. La gente venne portata via, ci furono altri infoibamenti, altre tragedie. Ma la storia complessa di queste terre, ahimè, non si chiude con questo momento che è terribile. C'è una seconda testa della bestia, è quella di un esodo infinito che cominciò già nel 44, alla fine del 43 addirittura, per la Dalmazia sotto l'incalzare degli eventi bellici, andò avanti alla fine della guerra, naturalmente, su quelli che furono gli esiti finali di questa terribile vicenda, e segnò lo spopolamento dell'area di Fiume, di tutta l'Istria. Un esodo che ebbe il suo momento topico quando nel 1947, con il 10 febbraio, si firmò il trattato di pace, e anche quell'ultimo lembo di Istria che ancora non era passato alla Jugoslavia, la città di Pola, la città più importante dell'Istria, quasi 30.000 abitanti, in quel momento ancora italiana sotto governo militare inglese,
passò col trattato di pace alla Jugoslavia. Allora c'era stata una vicenda che aveva preceduto quel momento, 1946, 18 di agosto, la strage di Vargarolla, uno scoppio inaudito che segnò veramente una strage di innocenti. Chi provocò quello scoppio? Non lo sapremo mai, non ci sarà mai nessuna carta che ce lo dirà, ma è chiaro che quello che procurò quella strage, la più grande strage italiana del dopoguerra, ecco, questo deve essere molto chiaro, perché Pola era ancora Italia, significò l'esodo massiccio da Pola. Pola, dopo il 10 febbraio del 1947, ebbe nel giro di un paio di mesi lo svuotamento totale di una città che da quasi 30.000 abitanti aveva raggiunto i 32 quasi mila abitanti, perché anche la gente del circondario si era rifugiata a Pola, perché a Pola c'erano gli inglesi, a Pola eravamo salvi. Si svuotò Pola e questo segnò veramente l'inizio di quell'esodo che coinvolse tutta l'Istria. Andò avanti poi per tutti gli anni 40, salvando quella parte che si era creata di territorio libero di Trieste, zona A e zona B. Trieste, sola città con un minimo lembo di provincia, zona A, e un piccolo lembo di Istria con Isola, Capodistria, Pirano, cittadine molto popolate, cittadine italianissime, che segnava la zona B. Quando nel 1954, finalmente, 1954, la guerra era finita nel 1945, il tempo era infinito per queste nostre terre martoriate. Trieste ritornò all'Italia, ecco che allora si capì che di fatto, non di diritto, ma di fatto si era perduta la zona B. Si svuotò anche la zona B, Isola, Capodistria, Pirano, tutti andarono via, quasi tutti andarono via. E allora il destino volle che l'esodo nostro continuasse, 55, 56, 57, 60, 61. Io che sono figlio di Isoli sono nato nel 61. La misura del tempo non trovava tregua, perché i nostri esuli continuarono a venir via. Non c'era più speranza. Il destino della nostra gente era segnato da quello che sarebbe stato il domani. La terza testa della bestia, il destino. Il campo profughi. Campo profughi oppure emigrare. Prima esuli e poi emigranti, perché qui non ce n'era per nessuno. E allora, davanti a una vita veramente difficile da ricostruire, si decise di andare in molti casi in giro per il mondo. Argentina, Canada, Stati Uniti, Australia. La nostra gente venne dispersa in 120 località in tutta Italia, sedi di uno o di più campi profughi, e venne dispersa per un'altra sua parte consistente in tutto il mondo. E sono venuta via nell'ultimo giorno del 1955. Siamo stati accolti a Trieste, siamo stati messi nel centro di raccolta profughi Padriciano, che praticamente è l'unico campo profughi in Italia ancora è in piedi, tra virgolette, perché è stato l'ultimo anche che è stato allestito con le baracche proprio per accogliere noi. E in questo centro di raccolta profughi siamo arrivati, ci hanno assegnato appunto un box per tutta la famiglia con letti a castello, e ci hanno dato dei punti di riferimento, la mensa e praticamente l'ambulatorio per eventuali problemi. Il fatto è che siamo arrivati proprio in un gennaio freddissimo e noi bambini ci siamo ammalati quasi subito, perché nelle baracche non era consentito avere nessuna fonte di calore, in quanto baracche di legno, e poteva cioè c'era il pericolo che se ci fossero state proprio fonte di calore, di fiamme, potevano prendere fuoco. Ecco. E i primi mesi sì, sono stati durissimi. Abbiamo subito questa perdita, subito di mia sorella. Non capivamo cosa ci stava accadendo,
E il mio fratellino, mi ricordo, molto così perspicace, e quando siamo arrivati in campo profughi a Padriciano, c'era un grande cancello, si è aperto, questo camion ci ha depositati in questa piazza, c'erano delle persone che, ad accoglierci, a darci la chiave della nostra baracca. E questo bambino, questo mio fratellino, ha detto: ma queste sono case senza fumo, senza il camino, perché ovviamente in campagna noi avevamo la casa di pietra col fuoco di legna. E lui, la prima cosa che l'ha colpito, essendo anche lui uno molto molto freddoloso, ha detto: tutte queste case, chiamando le baracche case, le nostre case non hanno il camino. E ha chiesto subito: ma allora come sarà? Dovremo stare in mezzo al fumo. Povero, lui non sapeva che non esisteva un fuoco. E quello è stato uno shock un po' per tutti. E abbiamo portato in qualche modo avanti questo inverno, però poi bisognava prendere una decisione, perché in un box di 4x5, con i letti a castello, con tutti i servizi all'esterno, di notte bisognava mettere i bambini nelle coperte, portarli fuori, perché i servizi... Fate conto che quella volta a campo profughi di Padriciano poteva sembrare un grande campeggio. Questo ricordo ha fatto sì che condizionasse un po' l'inserimento dopo, il vivere. E già da piccoli noi, quando ci trovavamo, perché poi siamo finiti in collegio, per non subire, per non andare incontro a questi disagi che presentava in quelle condizioni l'eventuale secondo inverno, tre di noi siamo stati messi subito in collegio. Ecco là, e abbiamo subito questa divisione dalla famiglia, messi via. Ovviamente noi bambini non è che capivamo perché siamo finiti in un collegio. Quelli erano anni che, giustamente, come mi ha detto un professore, mi ha detto: signora, quando lei parla sembra di leggere il libro Cuore. Sì, certo, andiamo molto indietro negli anni. Chi mi ascolta, penso che si cala difficilmente in un periodo così diciamo, di difficoltà. Ecco, ma mettere tre bambini subito, dopo pochi mesi, che sei arrivato qua, che a casa si mangiava tutti insieme, modestissimi agricoltori, niente di, però messi in un collegio. Io e mia sorella da una parte, mio fratello da un'altra. Mesi e mesi senza vederci, perché ci si vedeva tre volte all'anno, e quando ci si vedeva non ci si conosceva più, non si sapeva, non si aveva più la confidenza tra fratelli. Ecco, quello è stato, secondo me, qualcosa che ci ha segnato, qualcosa che ci ha reso, come posso dire, amari. Esodo è questo. Questo è il senso di Esodo.
quando nel 1947 si svuotò la città di Pola e l'agenzia navale Acomin gestì per conto del governo italiano lo svuotamento della città, le etichette che comparvero sulle masserizie degli esuli recitavano Acomin, servizio esodo. La parola venne usata già allora perché si capì che tutti se ne sarebbero andati. Pola si svuotò, meno di 1500 persone rimasero in quella città. Le etichette portano un nome e un cognome di una persona, una famiglia, un numero di esodo, un numero di colli che quella famiglia portava con sé e il numero di quel collo che porta con sé l'etichetta. Allora la nostra gente, gestita dalle prefetture di tutta Italia, trovò ospitalità in campi profughi, CRP, Centro Raccolta Profughi, caserme dismesse, luoghi costruiti ad hoc. A Trieste ce ne furono tantissimi, ma era logico perché Trieste era un passo da casa e allora se ne andò via portando tutto, magari pensando un giorno di poter ritornare riportando tutto, oppure si porta via tutto perché lì non potremo tornare mai più. Io ricordo i Natali che tornavamo a casa in baracca intorno a quel tavolo. Ecco, non vedevamo l'ora che finissero, perché non erano i Natali semplici a casa con il fuoco che ci scaldava, con due noci, però c'era sempre un po' di calore. Ecco, quel calore non c'era più perché la famiglia non c'era più. La bambina che è morta, noi in collegio mesi, mio fratello che quando tornava aveva subito tante cose, anche lui parlava poco, non voleva raccontare niente. E io credo che nella vita delle persone ci sono delle situazioni che ti segnano. Però non sto possono essere situazioni, per carità, anche di altro genere, di piacere, però questo ci ha fatto diventare grandi presto. Non si aveva la gioia che si può avere a 11, 12, 13, 14 anni, perché si pensava sempre di essere, ovviamente, e c'eravamo, in queste difficoltà. Oggi, col senno di poi, sappiamo che nessuno poté ritornare. Ecco che allora si formarono tanti magazzini in tante località d'Italia. Da una parte i campi profughi, da una parte i magazzini con la roba che la gente aveva portato con sé. La roba venne ritirata nel corso degli anni, ma non tutta, perché nel frattempo si muore. E a volte non hai i parenti, non li hai vicini, non ce li hai proprio e la tua roba resta là e nessuno mai più la ritirerà. Altre volte sei destinato, perché appunto qui non ce n'è per nessuno, ad emigrare. E se sei venuto con i mobili, parti montando su una nave con due valigie e i mobili restano in quel magazzino. A volte la tua vita in un campo profughi dura mesi, qualche volta anni. Quando esci da un campo profughi e vai a riprenderti le tue cose, non hai gli spazi in quella destinazione che hai trovato. Lo spazio è piccolo, ti sta un armadio, non ti sta il secondo, tante cose non servono più e allora rinunci. Ecco perché in questo magazzino 18 troviamo in molti mobili la scritta tracciata con il gessetto rinunciato. Ecco che si forma una massa di masserizie che non vengono mai ritirate. Questa massa di masserizie raccoglie quelle che stanno a Trieste, capitale morale dell'esodo, perché alla fine su 300-350 mila persone che se ne andarono, ben 80 mila si fermarono
nell'attuale Friuli Venezia Giulia e 70 miglia si calcola circa Trieste alle masserizie di questa gente si accorparono quelle dell'altra gente che non aveva ritirato sparse negli altri magazzini d'Italia. Così si formò quello che oggi è il magazzino 18. Comunque poi la vita è andata avanti, io avrei voluto tanto studiare, mi sarebbe piaciuta. Ho finito la terza media e mi sono impiegata immediatamente. Quella volta a 14 anni tutti noi potevamo avere già il nostro documento che si chiamava libretto di lavoro. Io l'ho avuto già a 14 anni e con quel libretto di lavoro sono andata anche in pensione, non mi sono mai fermata. Perché la consapevolezza di questa precarietà ha fatto sì che io dicessi qua bisogna aiutare questa famiglia, perché la famiglia era disorientata. Perché un contadino, come mio padre, che ha mantenuto la sua famiglia, che è nato nella terra, nella sua campagna, a 40 anni, quando è arrivato qua, doveva pensare le mie mani cos'altro possono fare? E io e questo mio fratellino abbiamo capito questo disorientamento e abbiamo detto dobbiamo andare a lavorare affinché papà e mamma non piangano ogni notte. E la mia vita è rimasta là, è rimasta non a casa, è rimasta in quella bolla di disagio dove abbiamo dovuto crescere molto presto e renderci conto che pochi giochi, pochi sorrisi e tante lacrime. Ma il destino della nostra gente trova il momento crudele nella morte, come abbiamo detto all'inizio, ma probabilmente il momento peggiore in quel destino che si misura nel campo profughi, perché alla fine il campo profughi significò l'alienazione, significò il non poter rivivere, significò lo sradicamento, significò l'impossibilità di ricostruire un qualunque forma di realtà sociale. Ecco come si dissolse una società intera con un esodo. E allora campo profughi significò purtroppo per la gran massa della nostra gente da una parte una grande voglia di rivincita, una capacità di ricostruire, e furono tanti, e abbiamo esempi eclatanti, non occorre citare i nomi famosi, Luxardo, Nino Benvenuti che diventa campione del mondo dopo essere stato esule, ma altrettanti esempi che hanno significato quel silenzio che le famiglie in molti casi hanno trasferito ai figli, ai figli come me. Non si parla di esodo, perché esodo ha significato campo profughi ha significato guardare oltre quella finestra di quei lastroni e vedere che cosa? Vedere alberi, non vedere neanche un panorama, ma vedere qualcosa che gli occhi della gente comune non vede, una casa, una vita che stava al di là, soprattutto per quelli che stavano a Trieste e che avevano a un passo la loro casa originaria. Campo profughi, ahimè, significò alienazione, significò le cose di cui mai nessuno parla, significò, da una parte, ahimè, tanti, tanti suicidi. Nessuno ha mai parlato di questo, eppure numerosissime delle nostre persone scelsero di finire la vita impiccati su un albero vicino a un campo profughi. Tantissimi ancora, purtroppo, non riuscendo a ricostruire la loro vita, finirono alienati nelle stanze di un manicomio. A volte non ne uscirono mai più. E poi l'ultimo caso, quello più banale, più stupido eppure più terribile. I nostri vecchi, forti, formidabili vecchi, erano anche giovanissimi allora, avevano 20, 30 anni, parlavano di grandi cose, migliori pescatori, migliori agricoltori, eppure non seppero rivivere. E allora il destino, la soluzione fu quel bicchiere di vino su un tavolo di un'osteria. L'alcolismo fu un dramma terribile per la nostra gente. Quanti dei nostri, dopo un anno, due, cinque, dieci, trovarono la fine, il loro destino, in quell'impossibilità di rivivere in quel bicchiere di vino? Ecco, di tutte queste cose noi siamo figli, ecco come la nostra tragedia trova una misura molto più ampia di quel momento pur terribile
della morte. Questa è un'altra morte, una morte sociale, una morte civile, è una morte che non concede altro. L'IRCI ha un compito importante, il compito importante è quello di ricordare non soltanto la storia di questi ultimi 50 anni, di questi ultimi 100 anni, la storia delle due guerre mondiali, la storia del Novecento, la storia di questi fatti. Sono importanti questi fatti, ma l'IRCI ha un compito che va oltre a questo. Noi ci facciamo vanto, anche grazie al Magazzino 18, di tenere sempre vivo questo. E il giorno del ricordo ne è un esempio, perché nel giorno del ricordo noi facciamo sempre, diciamo, quello che possiamo per ricordare nel modo più adeguato questo avvenimento. Però l'IRCI, ed è questo un messaggio che io voglio dare anche ai giovani, ha un compito ben più ampio, è quello di far capire quello che è stato l'apporto dato dalle genti di queste terre a quello che è stato lo sviluppo della civiltà, della lingua, della civiltà, della cultura italiana, non soltanto italiana, europea, ma anche occidentale in generale. E poi l'altro messaggio che sicuramente noi cerchiamo di dare è quello di far di tutto a ciò che questa cultura venga mantenuta attualmente in Istria, a Fiume e nella Dalmazia, con le persone che sono rimaste, che sono poche e che fanno una vita non sempre facile e che sempre più difficile diventa mantenere questa parte della nostra cultura in quel luogo. Ma soprattutto anche noi vogliamo far ricordare tutto l'apporto dato nei secoli dei secoli, in ogni campo dello scibile, dalle genti che sono nate o vissute in queste terre. E quindi vogliamo sempre che ci sia una pacifica convivenza con i nostri vicini, fare in maniera che gli studi di questo possano portare ad ulteriori sviluppi della fratellanza e dell'amicizia, in maniera tale che si possa sempre più sviluppare un modo di vita che tenga conto di una cultura e dell'altra cultura, ma che non vada perso quello che è stato l'apporto dato dalle genti di queste terre a quello che è stato lo sviluppo della cultura in senso ampio.